Ciao, buonasera. Sto cercando di fissare ancora il telefono, la diretta è partita prima di quello che pensassi. Oggi, come avevo pronunciato ieri, sono arrivate un po' di novità. Sono arrivati i reintegri di quello che era finito della Lofan, poi magari vi faccio vedere, e sono arrivate le novità della My Favorite Things, tra cui c'era questo set con i leopardi. La Concord & Nine, adesso per un po' faccio pacchetti. E va così. Allora, ho preso questo sacchettino di cellophane e ho preso anche questa fustellina qui di Mama Elephant, che è un chiudipacco. Semplicemente adesso lo vediamo tagliato e vediamo com'è. La misura dovrebbe essere quella giusta perché direi che è perfetta. Sono circa 10 centimetri. Sono sempre alla ricerca di chiudipacco carini, non ce ne sono tantissimi come fustelle che io sappia, quantomeno. Poi se ne conoscete qualcuno che mi manca, fatemi un fischio che magari lo cerco. Allora, l'idea è, chiaramente il sacchetto non sarà tutto con tutta questa lunghezza, metterò un po' di caramelle, il vantaggio di essere in un negozio di alimentari. Qui ci sarà il chiudipacco e qui metterò farò una striscia di carta. Volevo portarmi un pooch per fustellare il bordo, me lo sono dimenticato, magari poi lo vado a prendere. Allora, adesso inizio a tagliare la carta. Allora, iniziamo prima a fustellare questo. Così vediamo subito che resa ha, se ci piace, se non ci piace. Dubito che possa non piacermi, però. Allora, ho qui un po' di basil, il solito basil marshmallow. Ne tagliamo un pezzetto. Così. Allora. Big Shot ovviamente per terra perché non ho spazio sul tavolo. Allora, aspettate 2 secondi che fustelliamo. Eccoci qua. Vediamo com'è venuto. Il taglio è perfetto, chiaramente. Questo cartoncino qui è più spesso, ma direi che va bene. Allora, lo pieghiamo. Allora, l'idea sarebbe una cosa del genere. Chiuso questo. Salve. Col sacchetto pieno, chiaramente più corto così. Allora, prendiamo la Misty. Allora, qui ci farei un timbrino, una timbrata. Forse prima conviene fare il pezzo sotto e vedere come lo ricaviamo e poi decidiamo cosa mettere come decorazione qui sopra. Allora, adesso taglio un pezzetto di carta da mettere sotto. Abbiamo detto che la larghezza è 10. Per ora non so quanto farlo alto, proviamo con 8, poi al limite siamo sempre in tempo ad accorciarlo, perché qui voglio mettere il mio leopardo. Mi si è incastrato tutto il filo dell'auricolare attorno al cavalletto, scusate, eh. No, niente, ho fatto ancora peggio. Vabbè. Quale mettiamo? Lui è un po' grande, magari anche solo uno di questi due. È bellissimo questo qui. Metterei. Bah, è impossibile scegliere. Metterei il leopardo e magari 2 uccellini, perché poi mi piacerebbe anche mettere, giuro che l'avevo portata, una scritta fustellata con questa fustella qui. For you, arrivata oggi della Lofan. Vediamo come viene. Dovrebbe starci. Si è presa una calamita, chiaramente.
Maledette. Ok, allora, questo qui, aggiudicato. Allora, io metterei lui qui nell'angoletto e mi piacciono tantissimo questi uccellini qui. Allora, poi diventano troppi, ne mettiamo uno solo. Ok, allora prendiamo i timbri. Io come sempre uso il mio VersaFine. Poi vorrei anche provare a fare una piccola card, ma non so se facciamo in tempo, vediamo. Se avete voglia anche di seguire perché fa caldissimo, magari. Ok, magari non avete tanta voglia di stare al PC o al telefono. Puliamo i timbri da bravi ossessivi compulsivi. E li metto via. Allora, per la colorazione mi sono presa due Distress. Sapete che io non so colorare, però proviamo a mettere un pochino di colore in giro. Apriamo. Intanto sono completamente agganciata con l'auricolare al cavalletto, se mi sposto viene via tutto. Ciao! Vedo che la connessione si possa procedere, allora dagli spruzzi di questi giorni. Ok? Inizierei con un. Userei questo, vediamo com'è. Forse è un po' scuro. Prima o poi mi siederò lì e farò un corso di colorazione di quelli veri, non solo mentre sono in negozio. Allora, mi vedete? Ok, vediamo se riesco a mettermi un pochino più. Ok, adesso sciogliamo. Questa cosa dello sciogliamo il colore mi piace un casino. Non mi riesce proprio benissimo. Continuo con l'acqua, poca. Aspettate che se vi salta tutto, provo a passare un'altra connessione. State fermi lì. Fatemi sapere. Ok, non farei più di così. Poi facciamo il corpo. E sciogliamo anche qui. Figuriamoci con gli spazi piccoli, per me è un disastro. Allora, durante il corso sentivo Erika che diceva dobbiamo fare le ombre. Per fare le ombre mescoliamo. Ci provo.
Prendiamo un altro po' d'acqua per sciogliere. Il mio problema sicuramente è che metto troppa acqua. Me lo dico da sola. Poi Miranda mi ha già detto che quest'estate mi dà ripetizioni. Adesso si sta addirittura rovinando la carta, ma noi facciamo giusto ancora due tentativi. Ecco, da lontano in realtà vederlo dal telefono sembra quasi carino. Da lontano, da vicino un pochino meno. Proviamo sempre ad aggiustare un po'. Ok, adesso dovrei fare il musino. E già, vediamo se ho un rosa o un qualcosa che possa andare bene. Victorian Velvet. Sì, è la Misty, quella delle timbrate, per fare le timbrate. Ah, ma non gli ho colorato le zampette, non mi dite niente. Vabbè, adesso poi gli coloro le zampette. Io tranquilla proprio. Le zampette le lasciamo albine. Ci piacciono così. Vabbè. Non è proprio roba mia la colorazione, pure mio stino. Sì, la Misty è assolutamente una di quelle cose che cambiano troppo, che cambiano la vita di chi timbra. Ok, ritorniamo al giallo, va? Che ci abbiamo lasciato le zampe albine. E coloriamo le orecchie. E sciogliamo anche qui. Ok, ancora un pochino questa zampetta qua. All'uccellino facciamo il blu. Qui senza troppi fronzoli. Vabbè, dai, tutto sommato da lontano non è malvagio. Sì, dai, posso quasi essere contenta. Facciamo due ombrine qui. Poteva andare meglio, però poteva andare anche molto 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 peggio. Quindi, allora, dunque, l'idea, prendiamo il sacchetto, è che questo qui vada alla base, quindi qui magari poi punciamo il bordo, possiamo mettere la fustellata della scritta che avevo in mente, così vediamo anche com'è. Non l'avevo ancora provata e in realtà qui non c'è la foto, di solito il packaging della Low Fun riporta sul retro la foto di quello che otteniamo, che è un po' più comodo perché magari non è sempre facile intuire la scritta, specie quando è un corsivo. Qui direi che ci sta. Poi
La possiamo fare in un bel giallo arancio. Allora, fatemi vedere. Stacco un secondo l'auricolare, così libero anche il cavo dal cavalletto e prendo il foglio. Allora, aiutatemi a scegliere. Giallo o arancione per la scritta? Giallo. O prendiamo un craft, che il craft ci sta sempre bene. Ditemi voi che colore preferite. Io intanto vado a prendere il border punch che mi sono dimenticata, così intanto mi scrivete cosa preferite. Un secondo solo. Allora, vediamo i commenti. Mi state dicendo un po' giallo, un po' arancio. Oh mamma mia, come faccio a scegliere adesso? Allora, questo qui è il cartoncino della Tailored Expression. L'arancio non ci sta male. Dai, mettiamo l'arancio, poi facciamo qualche altro dettaglio in giallo. Ne tagliamo un pezzettino. Mi si è anche accesa la lampadina che ho dimenticato di prendere lo stencil, ma non vi abbandono per quello, facciamo senza. Vado a tagliare. Allora. Eccoci qua. Ah, non c'è neanche stato bisogno del punteruolo. Guardate qua. Salve. Allora, è un pezzo unico, la scritta. No, vabbè, non è meravigliosa? È meravigliosa. Allora, punciamo. L'altezza va bene, vediamo un po' se è il caso di rifinirlo un briciolo. No, lo lascerei così. Punciamo. Questo è il bubble punch dell'IK. Faccio un po' fatica con il cavalletto davanti, ma va tutto bene. Ecco qua. Allora, dritta fosse così, sul sacchetto così. Cosa possiamo fare ancora su questo? Potremmo fare qualche spruzzata. Si spruzza sempre volentieri. Sporcarsi. Ho qui un po' d'arancio, un po' di giallo, lo spruzzillo artigianale. E prendiamo magari del marrone, questo qua. Sono sempre i colori di Tommy con dentro un po' di timbrillo. Cerchiamo di non fare troppi danni. Aspettate. Così. Con qualche macchiolina di questo. Fatemi fare una prova qui. Ecco qui. Aspettate che si asciugano. Si asciughino. La sera con la stanchezza mi dimentico pure i congiuntivi, che non va per niente bene. Ok. Tra poco poi scegliamo anche le caramelle da metterci dentro. Qui si sta asciugando. Sì, deve solo aspettare che arrivi. Allora. Ok,
Una cosa del genere sarà perfetto. Allora, intanto che questo si asciuga, lavoriamo sul pezzo sopra, quello che abbiamo tagliato. Sicuramente asina. In alto a sinistra magari metto i Nuvo che non ho portato. Non li ho portati, potrei andarli a prendere. Ma poi è un continuo fuggire, meglio di no. Adesso vediamo. Allora, intanto vediamo qui la frase che vogliamo timbrare qua sopra. Vediamo un po'. You make me wildly happy, è bellissimo. Our friendship is always an adventure, mi piace tantissimo. Allora, usiamo quella. La nostra amicizia è sempre un'avventura. Qui. Così, e qui ci mettiamo gli altri uccellini che prima volevo tanto mettere. Allora, potremmo fare così. Allora, prendiamo il solito VersaFine. Inchiostriamo. L'uccellino è lo stesso che ho usato prima, ma va bene lo stesso. Ah, si è spostato. Cavolicchio. Vabbè, va bene lo stesso, la timbrata è venuta bene lo stesso. Adesso puliamo qua. Poi i timbri li tolgo dopo. Adesso togliamo questo. Dobbiamo dare un pochino di colore a questo qua. Innanzitutto il becco degli uccellini. Adesso rimetto un pochino di colore qui. Ecco, allora, intanto vediamo che qui si è asciugato. Guardate lo sbirluccico. Questo noi lo attaccheremo. Possiamo, se volete, spruzzare un qualcosina qui, o potremmo addirittura lavorare con i distress, magari no. Però, allora qui spruzziamo anche qui. Però vabbè, ormai nella mia testa era un po' diverso l'effetto. Allora, come faccio? Perché se spruzzo qua rovino tutto. Basta. Ok. Allora, raccogliamo tutto questo spruzzillo. Tutte le mie mani sono. Allora. Sì, sempre a lavorare, ma è un piacere lavorare con queste cose qui, quindi va bene così. Allora, e questa è lei. Allora, io incollerei intanto la scritta. Cartone ottimo. Ha una grammatura in colori. No, proprio sull'uccellino no, questa colla per fortuna poi si asciuga. Aspettate che intanto mi faccio prendere le caramelle. Mamma, mi prendi un po' di caramelle, quelle che ti ho detto prima. Riempi un pochino il sacco. Allora, quindi in buona sostanza. Che dite? Avevo messo via uno stencil per fare delle bollicine, ma chiaramente non l'ho preso. Però ho sempre qui il timbrino delle macchioline che ci piace tanto. Aspettate che guardo le caramelle. Sì, voglio quelle, no, voglio quelle lì che ti ho fatto vedere perché hanno i colori.
hanno i colori che vanno bene, perché le caramelle si sciolgono in base al colore. Chiaro? Aspettate, che ho il timbro delle macchioline. Ho le solite macchioline oppure queste bollicine qua. Usiamo le bollicine. Per una volta tradisco le macchioline. No, mamma, quelle della Ela, gialle e rosse. Ce la possiamo fare. Queste. Io userei un Oxide, un Vintage Photo o il Walnut Stain, va benissimo. E ne metto qualcuna qua e là. Guardate come cambia. Adesso facciamo stessa cosa qui, un paio. Qui dietro abbiamo più spazio, quindi ne ho fatta qualcuna in più. Ok, proviamo adesso se arriva, proviamo ad assemblarlo. Sì, la pinzatrice tanto ce l'ho, la pinzatrice ce l'ho, faccio io. Allora, sacchetto di caramelle. Mani gialle, in tinta direi. Cioè, ci sta bene, no? Caramelle. Forse un po' troppo pieno. Così. E far uscire un po' d'aria, ok. Questo sarà così e questo così. Che dite? Troppe caramelle ancora, ne tolgo ancora un pochino. Che dite? Si può fare? Io direi di sì. Allora, chiudiamo quello. Scusate, mi stava cadendo la fustella della al sicuro, almeno ci provo. Eccola qua nella sua bustina. E incolliamo i nostri due elementi del sacchetto. Il chiudipacco è molto carino. Mi sguinzaglierò alla ricerca di altri chiudipacco di altre fattezze e misure perché mi piacciono molto. Qui ci vorrebbe. Ah no, beh, ho la rotellina, la usiamo per il pezzo sopra. Adesso ve lo farei vedere in piedi, ma deve ancora incollarsi bene. Adesso scusate, ve lo faccio vedere così. Poi farò delle foto più decenti, però è molto carino. Avete visto il devasto sul tavolo? Allora, qui una cosa che potrei fare forse per agevolare un po'. Riesco a farlo lo stesso? Sì, perché non si è ancora incollato. Lo stondangoli, che non è ancora collassato, me l'hanno restituito perché è difettoso, ma in realtà con me sta funzionando, quindi ho vinto un bello stondangoli nuovo. E questo è il nostro sacchettino. In realtà mi serviva incollarlo dopo perché il sacchetto cambia forma quando è pieno e quindi sarebbe stato in una posizione diversa. Io lo incollo sempre dopo. Ok, questo ci piace molto. Un'altra cosa che possiamo provare a fare, perché è un'altra cosa che mi piaceva un sacco di questi nuovi arrivi, poi vi faccio vedere qualcosa dei nuovi arrivi, promesso.
In realtà domani aspetto ancora i nuovi timbri della Dreamer Landcraft, che oggi erano ancora fermi in dogana, domani dovrebbero arrivare. Opla. E poi in settimana ci saranno anche un altro paio di nuovi arrivi, ma ve li svelo poi mano a mano. Mettiamo via questi bellissimi leopardi. Eccoli qua, al contrario, ma sono loro. Poi, un altro timbro che mi piaceva tantissimo di questa nuova release della My Favorite Things, e l'ho lasciato nello scatolotto. Aspettate che lo recupero un attimo. È questo. Le possibilità sono praticamente infinite. Guardate questa barchetta. È stupenda e c'è anche la fustella coordinata. Proviamo, vediamo un po' cosa ho a disposizione qui. Salve. Allora, non ditemi che non ho un altro pezzo di cartoncino bianco, me lo sono fumato tutto. 4 moretti. Piccolo piccolo, ma vabbè, noi vogliamo solo provarle. Allora, taglio. Allora, sarà una tag dalla forma molto strana. Vediamo un po'. Mi piace questa tondeggiante. La mettiamo qui. E ne mettiamo su le vele. Le vele le mettiamo dopo, chiaramente. Allora, facciamo tutte e due le basi, così vediamo come vengono. Queste qui le timbriamo, fatemi un po' vedere di che colore possiamo timbrarle. Io le farei un marrone. O se no, l'iced spruce o questo qua. Aspettate che lo prendo. Dovrei averlo qui. Azzurro, marrone. Ho tutti i colori girati dall'altra parte. Allora, possibile che non abbia l'iced spruce? È gravissimo se non me lo sono portato. Ah, eccolo qua, infatti. Usiamo questo. Queste le vedo bene anche tutte belle colorate. Sì, lo so che ci sono i sacchetti con la base rettangolare. Io adesso in casa avevo quello e ho usato quello perché i progetti per la diretta li decido proprio al volo. Questi sono arrivati oggi e volevo farveli vedere oggi. Poi chiaramente col tempo si possono fare un sacco di cose in più. Allora, togliamo questi e decidiamo di che colore fare le vele. Salve. Facciamo. Ok, guardate la pigrizia di non voler togliere il timbro. Sono tremenda. Ok. Più giù? Tipo così?
Allora, fatemi scegliere intanto il colore. Vediamo un po' che colori ho qui. Vediamo un secondo. Oltre di stress non ho tantissimo, devo dire la verità, perché non ho un, ho un vassoietto con una serie di cose. Allora, proviamo a farne una azzurra e poi una gialla o una. Facciamo così. Si deve vedere l'albero, scusate l'ignoranza, mi piacciono un sacco le barchette, ma non sono praticissima. Guardate che meraviglia. Oddio, mi piace tantissimo. Avevo una mezza idea di dirvi, poi questi timbri, chi li vuole, quelli usati oggi, ve li lascio scontati. Non credo che riuscirò a separarmene. Immagino possiate comprendere. Allora, altra. Probabilmente erano il contrario, però vabbè. Sicuramente erano il contrario, questa qui è molto grossa per questa barchetta. Ma non importa, facciamo finta di niente. Ok, e proviamo a farla di questo azzurro qua. Questo è meno coprente degli oxide, specie se poi mettiamo una calamita che fa spessore nel posto sbagliato. E voilà! No, vabbè, sono meravigliose. Che dite, le fustelliamo o facciamo un micro biglietto? Ditemi voi, le fustelliamo o facciamo un piccolo, piccolo, piccolo biglietto? Tagliamo e diventa un micro biglietto. Sono bellissime. Stasera le pubblico. Stasera pubblicherò le foto quando ho finito di fotografarle tutte. Prima volevo pasticciare un po'. Le fustello. Me l'avete chiesto voi quindi di aprire queste fustelle qua, eh? Me l'avete chiesto voi, io non volevo aprirle, ma mi vedo costretta. C'è mia madre che mi guarda malissimo, ma vabbè. Allora, vediamo un po'. Togliamo l'ancora, poi vediamo come montarla. Ho preso questa volta da provare anche dei cartoncini, due o tre colori, non di più, sempre della Low Fun. Ce li avevano fatti provare al CHA per i biglietti che abbiamo realizzato lì al corso ed erano molto belline in effetti. Quindi ho pensato, vabbè, proviamo. Ah no, vedete, non possiamo fustellarle perché ho sbagliato. Vabbè, ho sbagliato vele. Vedete? No, che tristezza. Vabbè, allora diventerà un micro bigliettino. Sono giunta alla conclusione che l'idea del micro bigliettino mi piace di più, visto che non sono stata capace di distinguere le vele e di tagliarle a mano non sono in grado. Vabbè, niente, mettiamo via le fustelle. Poi ci faremo un altro progetto un'altra volta quando le fustello in maniera giusta. Allora, tagliamo qui e facciamo un micro biglietto. Niente di perduto. Allora, qui noto ci sono le bandierine. Timbriamo le Quindi praticamente questo qui è di questa ed è basso, basso, basso e questo qui è più alto. Vabbè, buona sapersi per la prossima volta. Allora, la bandierina, hai ragione tu Mariella, deve stare attaccata al ramo, già all'albero. Per esempio qui nell'altra non ci sta. Se no facciamo così, questa è più piccola.
Vediamo di sovrapporla. Ok, non ce la faremo mai. Aspettate. Più o meno. Sì, l'ho preso il timbro che avevo lasciato nella Misti, me ne sono accorta. Allora, queste bandierine qui, di che colore le facciamo? Fatemi vedere che colore abbiamo a disposizione. Un bel viola, un pistacchio o un giallo. Facciamo gialle. Voilà. Allora, sarà un micro bigliettino, dicevamo. È stato uno studio molto attento e lungo quello che ci ha portato all'idea di farne un micro biglietto invece che fustellare le nostre barchette. Ma ecco qua. Allora, decidiamo un po' quale sentiment usare. Vediamo un po'. You float my boat. You are my anchor. Potremmo mettere qui You are my anchor. Sei la mia ancora. No, io non sono la maestra di nessuno, ma guardate tutti i pasticci che sto facendo. Io mi diverto solo in diretta. Nera. Stacca, va bene con tutto. Mi sono di nuovo annodata col. Oh, mi sono di nuovo annodata col coso intorno al cavalletto. Allora. Yes. Che dite, spruzziamo? Aspettate che tolgo, perché ho tolto le calamite? Non lo so. Lasciamo clean clean o spruzziamo? Intanto io metto via i timbri, intanto che voi mi rispondete. Mi sono persa l'acetato, ma va tutto bene. Allora, vediamo solo che siano centrati. Qui devo tagliarne un briciolino. Che a occhio non mi sembra particolarmente simmetrico. Ok, allora facciamo una cosa prima. Io vorrei metterci sotto questo cartoncino qui, che è quello che vi dicevo della Low Fun, che ho preso un grigio. E magari facciamo una doppia mattatura. Vediamo un po'. Se riesco ad aprirlo, ve li faccio vedere. Non è detto che io riesca ad aprirli. Allora, non so che grammatura sia, vediamo se c'è scritto 100 libbre, dobbiamo andare a vedere quant'è. Sarà un 2, un 200, un 220. Potrebbe essere un 220. Questi cartoncini costano 60 centesimi l'uno. Allora, vorrei usare questo. E aspettate che prendo anche l'altro. Intanto sgancio l'auricolare. Sempre low fun, anche questi due. Ne metterei due come mattatura. Questo, quello sotto. E in realtà ci stanno bene sia uno che l'altro perché riprendono i colori. Metterei il rosa, anzi no, metterei forse sì. Ma non lo so. Sì, potevo chiedere a Sirius. Come vedete le mie mani le apre benissimo. Allora, mettiamo questo. Ne prendiamo uno. Lo poso qui perché mi sono nuovamente incastrata. Ok, va bene. Allora, misuriamo.
Allora, questa qui è 13 e mezzo, facciamola diventare 13. Così è più comodo. Ok? Abbiamo detto 13 per 7. Ok. Quindi facciamo una prima mattatura. 13,5 non la voglio molto grande, 13,5 per 7,5. Questa è la Misti e serve per timbrare con precisione. Ok. E adesso quindi questo è 13,5 per 7,5, quindi facciamo, proviamo a fare un centimetro di più, quindi sono 14,5 per 8,5. Vediamo se è troppo, poi si fa sempre in tempo a rifilare. Che dite? Si vede poco ovviamente l'azzurro, ma volevo che fosse una mattatura leggera. Qui possiamo decidere di spruzzare qualcosa. Vediamo se ho il Tiffany che abbiamo fatto, che dovrebbe essere questo qua. Ma proprio due angolini, perché a me piace così, molto clean. Troppo. Vabbè, va bene lo stesso. Cioè, c'è di buono che non c'è mai niente di giusto o sbagliato. Andiamo qui. Magari se chiudo poi la colla, tipo queste cose qua. Sono veramente pessima. Oh, prima lo cercavo, non sapevo più dove era finito. Bene. Allora. Così, una cosa che possiamo fare è aggiungere le solite macchioline. Magari in fucsia, usiamo il fucsia dei distress. Io non farei di più. Qui sbirluccica, appena si asciuga si vedrà meglio. Adesso la incollo. Poi vi faccio vedere cosa abbiamo usato. E vi faccio vedere una carrellata delle novità arrivate oggi. Poi troverete le foto stasera, se riesco stasera prima di andare a dormire. Non ci posso credere, devo tagliarlo di nuovo. Vediamo se si vede molto. Avevo il craft sheet sporco. Quando dico che sono una pasticciona, intendo questo. Vediamo, stare in tema, lo lascio. Però non era così che era voluto. Vabbè. Allora, mamma, mi passi lo Scottex? Se mi passi lo Scottex pulisco un attimo. Passamelo anche solo da lì. Allora, asciughiamo solo qua, che se no faccio di nuovo la stessa fine di prima. E adesso incollo questo. Qui ci starebbero bene due Nuvo, ma non ne ho neanche uno nel mio carrellino oggi. Semplice, semplice, una taghina. Quindi oggi abbiamo fatto questo. Vi faccio rivedere i timbri che abbiamo usato e le fustelle che avremmo voluto usare se solo io avessi capito quale vela apparteneva a quale barca. Eccolo qui, questo set si chiama You Float My Boat. Se volete cercarlo, è tra le ultimissime uscite della My Favorite Things.
E questa è la sua fustella coordinata, che io ho aperto perché chiaramente volevo tagliarle, ma non importa, è venuto un micro bigliettino proprio carino. Poi abbiamo usato questo set di timbri, che al contrario adesso lo giro, che si chiama Lovable Leopards, che già solo per il nome va comprato. Abbiamo usato questo per fare questo sacchettino qui. Abbiamo usato questa fustella di più il sacchetto, eccolo qua, 50, adesso la rimetto dentro così non mi perdo il codice. Questo qui è il chiudipacco. Il set di timbri è quello. Abbiamo usato il border punch della IK, il Bubbles, per questo effetto qui, e questa scritta della Low Fun, tagliata, for you. Salve, buonasera. E poi abbiamo usato uno dei timbrini della Crealize per fare le bollicine. Queste sono le bollicine. Colorato con i distress. Allora, vediamo le novità. Allora, aspettate che qui c'è il solito devasto, ma tanto le novità tendenzialmente sono. Allora, sono tornati i timbri grandi della My Favorite Things, le rose e questo qui. Questo è nuovo, non mi sembrava di averlo venduto. Ed è tornato lui. Poi, aspettate, perché questo qui, quindi ce l'ho messo mano mia madre, non è più in ordine. Allora, questo qui è lo blocco dei pirati. Questa è una fustella che fa, sono mezzi cuori. Se andate a cercarla su Google, Color Drops, andate a vedere che meraviglia ci si può fare. Questa qui è la fustella dell'avvento. Qui gioca You are amazing, vuol dire sei fantastico, e maze in inglese vuol dire labirinto, quindi giocano su quello. C'era anche la fustella, ma sono arrivata tardi, capita anche a noi, era già sold out. È tornato questo. Abbiamo questo, tutto con l'impuntura, le nuvolette. Queste nuvolette vi fanno l'impuntura sia sul positivo che sul negativo. Sono molto belle. Poi, sono dei timbri, mettiamo i timbri grandi. Poi, questo set qui. Sono bellissime e si chiama Ocean Fun, e c'è anche la fustella abbinata, e quindi di prima erano le fustelle di questo. Sono sovrapponibili, si chiamano Sketched Bloom. I pirati. Quest'anno si vede i pirati, guardate questo teschio. Anche il pappagallo, perché il galeone, no, vabbè, bellissimo. Questi sono già troppo complicati per me da colorare. Poi è arrivato questo set della Technic Tuesday. Bellissimo questo font, mi piace veramente molto. Questa fustella delle stelle con la scia di stelle. Guardate i papaveri, non sono bellissimi. Miranda, questi me li devi colorare proprio. Poi c'è questo set, sempre della Technic Tuesday, sempre con questo font che mi piace moltissimo. Queste sono le fustelline, le bacchette. Altro set della Technic Tuesday, con i pesciolini e il forziere. Quest'anno i pirati vanno alla grande. Così semplice, togliamo un po' di cose qui dal macello che ho creato, tanto voi non vi formalizzate. Allora, c'è ancora anche la pizza che ci fate voi.
tornata un po' di cose della Pepper Tuesday, le costelle della Roccanino che erano impaninate. Aspettate che con una mano sola è veramente complicato. Costelle della Roccanino, è tornato finalmente a questo tipo qua, quello con le costelle, me ne sono preso uno anch'io, vabbè. Queste sono già tornate, anche questo timbro qui con la sua costella. Aspettate che cerco di mettere a posto. Aspettate, gli appoggio giù che altrimenti faccio danni. Ok, poi è ritornato il timbro dell'ananas. È ritornata questa costellina che appartiene a questo set di timbri qua. La scritta che abbiamo usato prima, for you. Okay. E poi è tornata questa costella qua, con la post-it che non c'entra niente. Questa costella qui, che serve per fare questa sliding card. L'avrete vista sicuramente in tantissimi video della Low Fun. Si chiama Magic Color Slider. Andate a cercarla, dovrebbero esserci anche tutorial per realizzarla. Sono tornati questi per le sliding card e sono tornati i fiocchi. Sono tre fiocchi di diverse misure. Io sono un amante dei fiocchi, lo sapete, quindi non potevo non riportarli. Ritorniamo sul devasto del tavolo, sui nostri due piccoli progettini, e chiudiamo su quelli. Tanto si è staccato l'auricolare, non me ne ero accorto. Okay. Quindi, ricapitolando, timbri della My Favorite Things, You Float My Boat, Lovely Leopards, che comunque anche questi qui sono molto lovely, sono veramente molto lovely, spruzzati con lo spruzzillo per dare un tocco di brillantezza. Adesso non riesco a farveli vedere a favore di luce, ma brillano. Ok, direi che per stasera è tutto. Adesso vado a cercare di finire di fotografare tutto, così poi posso pubblicarvi le foto. Per ora è tutto, buona serata, ciao!